Elicotteri, ultimi nati nella grande famiglia delle macchine volanti, hanno qualcosa come di insetti. La grande elica che li sostiene, ruotando veloce, si fa ombra leggera o riflesso di luce come le ali trasparenti delle libellule. E simili a insetti sono anche nel nome. Elicotteri come imenotteri, coleotteri, lepidotteri. All'aeroporto di Pratica di Mare, nei pressi di Roma, come in tanti altri aeroporti d'Italia e del mondo, ogni giorno formazioni di elicotteri si alzano in voli di addestramento. La manovra di questi insetti meccanici di complesso organismo richiede molta perizia e quindi allenamento costante. Perizia del tutto particolare viene richiesta ai piloti per guidare le macchine in vari lavori, come trasportare cose in luoghi del tutto privi di strade, giungendo a deporle con assoluta precisione al punto giusto. Si riesce ad infilare un palo nella buca già pronta e si potrà così provvedere all'impianto nei luoghi più impervi di linee elettriche, telegrafiche, telefoniche. Se ad un centro di soccorso aereo giunge una richiesta di salvataggio, subito gli elicotteri, che per il soccorso hanno dimostrato le doti migliori, si alzano in volo. L'aeronautica militare italiana compie spesso esercitazioni di salvataggio di vario genere. Qui alcuni militari fanno i naufraghi, mentre i compagni accorrono in loro soccorso. Dall'elicottero si lancia in acqua un esperto nuotatore, al quale spetta il compito di imbracare uno ad uno i naufraghi e agganciarli alla fune che li isserà in salvo a bordo. Il soccorritore, che affronta un lavoro duro e rischioso, può riposarsi su un battellino pneumatico in attesa del ritorno dell'elicottero, che a operazione ultimata giungerà puntuale a rilevarlo. Le grandi possibilità dell'elicottero nell'opera di soccorso sono state confermate nelle recenti sciagure che hanno tragicamente colpito tante regioni d'Italia.
si deve agli elicotteri la salvezza di molte vite umane. Solo gli elicotteri hanno talvolta potuto raggiungere case e paesi rimasti isolati, portando con viveri e medicinali i primissimi aiuti. Ed è in buona parte merito degli elicotteri e dei loro piloti ed equipaggi bene addestrati se nella grande tragedia abbattutasi sull'Italia il numero delle vittime umane ha potuto essere assai contenuto. A rendere così prezioso l'elicottero è la sua caratteristica possibilità di volo verticale, un vecchio sogno dell'uomo, e di restare fermo, come sospeso, nell'aria, mentre in mano ad esperti piloti la sua agilità di manovra è straordinaria. Prima della comparsa dell'uomo, insetti giganteschi volavano sulla terra. Oggi strani insetti, ancora più grandi, sono tornati a solcare i cieli. Gli elicotteri, utili all'uomo, anche se l'uomo, purtroppo, li usa talvolta per la guerra. Quando la sera si staccano dal suolo per i voli notturni e si alzano sulla terra o sul mare, con le luci che si accendono e si spengono, possono diventare nel paesaggio che si fa buio elementi di una nuova bellezza. Lucciole colorate e favolose di un tempo nuovo che tutti speriamo sia di progresso e di pace.